Buongiorno a tutti e bentornati nella cucina di Imperia TV. Buongiorno al nostro chef Renato Grasso. Ciao Ciao, Renato. Tutto ciao, bene? bene, sei sempre più bello, Grazie Renato. si vede che le cose ti vanno bene, Certo. me le dovresti dare un po' anche a me di cosa va, Vabbè. come va Buongiorno bene? Giovanna. Ciao Giovanna, Giovanna, sai perché si ciao fa grasse ragazzi, risate? per forza, è come andare al cinema comico. Ah, Renato, che cosa prepari oggi? Oggi facciamo dei filetti di tacchino Sì. flambati alle fragole. Tanto per Sì, è una cominciare cosa. mettiamo un po' di olio Un nella po' di padella. olio. E ricordiamo che stiamo usando l'olio dei cascin. E E le padelle? le padelle di Campi. Dei miei amici e parenti. Dei parenti di Renato. Questo è un filettino che ci ho dato appena appena di farina, vedete che Sì, non c'è proprio quasi niente. sporcata. Uno. E li metti in padella. Ok. E poi mettiamo l'altro dall'altra parte. Bene, e qui ci siamo. Grazie Giovanna. Poi li fai andare. Certo, Così. adesso mi devi dare il tempo che deve Ma sì, durare, me lo certo. dai? Ma sì, per forza. Ha Hai sentito cosa ha detto detto? per forza, io ho sentito solo per forza. Solo prima non ho Intanto ci metto sentito. un po' del mio sale, così, giusto? Un po' di pepe. Ti piace il pepe? Sì. Allora un coriandolo, vai. Vai. E intanto lo facciamo andare, le fragole le aggiungi poi alla fine Sì, quando le hai già adesso quando girato. le giro Quando le metto le giri aggiungi le fragole. fragole, va bene. Allora Ma inizio che a chiedere. meraviglia, ma che meraviglia. Guarda come è entusiasta Renato. Pom pom pom. Io ci vado a dormire questa notte. Una Perché volta mi sei voglio allenare tutto tornato. l'anno, no? Perché me l'avete fatto portare. Dal 22 fino Povero al 3. Renato. Ma dai, così bello, a me dispiace toglierlo però. Era nuovo e diventato vecchio, questo stammi addosso. A che meraviglia. A che Allora, è doratura? venuto il momento di girarle. Intanto chiedo a Giovanna A che che cosa doratura? A abbiniamo. che doratura? Perché è un piatto un po' particolare perché c'è la frutta, poi verrà E infatti sfumato. tiriamo fuori il nostro campione degli abbinamenti impossibili, che in questo caso è il rossese del Cascin, eccolo qua. È un vino che appunto è talmente versatile negli abbinamenti. È l'unico che si accosta a una curiosità ai carciofi, per esempio, perché i carciofi sono veramente impossibili da abbinare. Però anche nel nostro caso la frutta è difficile, in più flambata con il cognac, risulta ancora più ostica da abbinare. Però il nostro rossese riesce a reggere qualsiasi tipo di sfida e anche in questo caso sarà giusto. Grazie Giovanna, grazie all'azienda agricola Cascin. E E qui adesso passiamo Alberti, adesso passiamo ad Alberti, mettiamo un bel un pezzettino di bel pezzo di burro, burro. ma sì, tanto. Abbondiamo. Guarda lì, ti piace il burro di Alberti, Renato? Lo credo che mi piace, ma di Alberti mi piace tutto. Te l'ho sempre Ecco qua. detto, sarò anche. Però di Alberti mi piace tutto, vero? Vabbè, sono prodotti assolutamente di massima qualità. Nulla da dire. Adesso qui. Non so voglia. Fa proprio Bene, voglia questo piatto. lei che ti invoglia, Sì. È grazie Giovanna. venuto il Adesso ti momento. faccio Io mi metto vedere, un po' in lontananza. Brava. Brava. Non so cosa potrebbe Non succedere. Non è nato che fa il flambé. scappare veniva. Non scappare veniva. Un bel po' di brandy, ci mettiamo un bel pochettino. Sì. Adesso incendiamo tutto, va. Renato, ho avuto paura che ti prendesse poco il cappello. Sarebbe stato C'era forte, anche un po' po' sai. tanto sopra perché può sempre capitare. Sarebbe stato il massimo. Vi avrei mazzato. Era la volta che vi prendevo i danni a Non tutte e c'entra due. niente, sono lontano. Come no? Sono lontano. C'è un buon odore. Hai sentito che profumi? Sì. Ma hai sentito che profumi? Ecco qui. Ecco, vedi, questo qua è un piatto che comunque sa di sofisticato e particolare, l'hai fatto in 5 minuti ed è anche facile da fare, anche per chi è a Niente, casa. se vuoi vedere Se non si non danno ce li fuoco, un metto. attimo. E questo brandy, sentite che profumo Ma che sì, ha? meraviglioso, Prendi uno. veramente. Si sente da morire anche il profumo delle fragole, Sì, eh? infatti così, sì. Bellissimo. Io, voi non volete, ma io ci faccio un giro Ancora un po' così. di Più pepe. che altro per sporcare il piatto in giro, eh? Bellissimo. Allora andiamo a assaggiarlo. Buon appetito a tutti voi.